del sutra. There are few questions. Ci sono alcune domande di Sanyasi. The first question. La prima domanda. Gesta Itai, una famosa attrice tedesca, fu la prima donna occidentale. Ok. Ok. Sta aprendo gli occhi. L'importante è che quello fatto, posso passare, che chiudo un attimo la porta che c'è corrente. Qui lascio sempre acceso però. Sì, sì. Non fa niente, tanto poi già taglio io quello che non serve, ok? Poi chi si vuole ripresa, chi non si vuole ripresa, io metto in internet. Alessandro, no, non c'è problema. Ti vuoi ripresa? Voi volete ripresa? No, solo il video, non ti vuoi ripresa, non c'è problema. Va bene. Allora Mari, dopo facciamo una carrellata, eh? Sì. Se vuoi fai una carrellata adesso. Delle persone però che fa troppo sono. Rumore qualcosa, ecco. Tanto io poi le voci le abbasso. Poi metto la musica sottofondo. Non lo so, non è tanto specialista. Bravi, siate coraggiosi perché serve a voi essere fuori da certi schemi e da certi limiti. Aspetta che un attimo, se non ci sono. Ciao. Gioia mia, lì non c'è mai. Che strano, c'è chi non si vuole ripreso e no, chi... aspetta che bello. Mi metto che non ci sono. Alessia è già da quando è nato. Ok. Da prima di nascere. Non mi hai ripreso. Sì che ti hai ripreso. Non ti sei girata, però ti hai ripreso, dai. Allora riprendimi che mi giro. Eccola. Ciao Natalia. Io vi voglio. Non ho niente da nascondere. Ci mancherebbe. Allora, dai che iniziamo. Ok, lasciamola così. Intanto benvenuta a tutti, è veramente una grande gioia avervi tutti qua riuniti, per me è un appuntamento molto importante che si ripete di anno in anno. Ogni guida spirituale si prende cura di riunire quante più persone possibili per celebrare quella che è un'occasione del Vesak. Vesak significa riconciliazione. Letteralmente la parola Vesak significa Vaisak, che vuol dire riunione, insomma, che vuol dire insomma maggio in poche parole, e generalmente non avviene mai prima del 22 di aprile e mai oltre il 22 di maggio, e si fa proprio durante la fase del plenilunio, e quindi nella costellazione del Toro. E che cosa vuole simboleggiare? Vuole ricordare il trapasso che ha fatto il Buddha dal mondo materiale, dal mondo fisico, a quello che è il mondo dell'aldilà. Un Buddha che ha trasceso tutti i suoi doveri terrestri, no? E che si è avvicinato a quello che è la realizzazione suprema, superiore, e il momento in cui ha fatto questo trapasso è andato, ha trovato la schiera di tutti i maestri pronti ad accoglierlo, no? Questo grande Buddha che stava andando a incontrarsi con tutti gli altri grandi maestri, Gesù, tutti quelli che insomma abbiamo conosciuto e anche di quelli che non abbiamo conosciuto.
Ma è successo che quando è andato lì ha trovato tutte queste divinità pronte ad accoglierlo. Lui si è girato verso il mondo terreno, ha visto tutte queste persone proprio dentro i loro tormenti, dentro le loro afflizioni, dentro i loro disagi, la loro disperazione. E ha detto: non posso, io non posso entrare nella beatitudine del mondo celeste senza aver dato una mano, sinché l'ultimo degli esseri umani non abbia oltrepassato il confine terrestre. E quindi io rimarrò alla soglia del nirvana, che noi chiamiamo paradiso, ma vuol dire la stessa cosa, aspettando che anche l'ultimo delle persone abbia oltrepassato il confine. Quindi è questa la metafora, la simbologia, no? di quello che è la celebrazione del Vesak. Quindi questi maestri spirituali che hanno il compito di quella che è l'evoluzione spirituale degli esseri umani, quindi non è che perché non li vediamo Gesù non lo vedo, quindi non c'è la sua energia, c'è il suo messaggio, c'è la sua opera, c'è quello che veramente ha lasciato all'umanità intera perché il mondo si svegliasse. Perché l'essere umano è vero che è un umano, ma l'umanità la dobbiamo conquistare, la dobbiamo raggiungere attraverso quello che è un percorso. Ogni giorno dobbiamo metterci nelle condizioni di essere un po' più sensibili, un po' più umani, un po' più comprensivi, un po' più generosi, un po' più dentro quello che è la divinità che ognuno di noi ha. Questo è. Quindi ritornando al Buddha che ci aspetta nella soglia del nirvana affinché l'ultimo degli uomini arrivi e oltrepassi il piano terreno, e lì ha l'unico scopo di aiutarci a quello che sarà il nostro momento quando arriveremo. E quindi Vesak che significa poi unione. No? E quindi è rimasto questo appuntamento di anno in anno in cui si riuniscono e quindi vengono proprio tutte queste divinità, e quindi esiste uno spazio che esiste veramente ed è questa grande collina ai piedi dell'Himalaya, dove è un appuntamento in cui le persone già da un mese prima si incamminano proprio materialmente, fisicamente, e vanno in questa collina ai piedi del monte dell'Himalaya, dove c'è un punto specifico dove appare l'energia e c'è proprio l'incontro, l'unione di questi maestri del Buddha, del Gesù, di tutti i maestri che hanno attraversato il piano terreno e che sono ancora lì ad aiutarci. E quindi ogni persona che va fisicamente là riceverà la benedizione di tutti questi maestri. E non solo andando là, perché lo spirito va dove la mente ci dice di andare. Quindi se noi in questo momento siamo qui all'unico scopo di ricevere questa benedizione, di essere dentro questo incontro, di unirci in un'unione, in una comunione, per quello che è l'unico scopo, veramente riceviamo quella benedizione. Quindi il Vesak ha lo scopo di riunire, poi ognuno lo organizza in base a quelle che sono le proprie possibilità, dentro la propria casa, dentro il proprio giardino, ma l'unico scopo è di ricevere questa benedizione da tutti i grandi maestri spirituali riuniti, e quindi arriva proprio questa onda energetica che invade e porta veramente tanto amore e tanta spiritualità nei cuori e nelle anime di chiunque. Per poter parlare anche del significato del Vesak, che è importante intanto cercare di capire perché non c'è unione, perché c'è tanta discordia, perché ci sono guerre, ecco perché si dice il Vesak, festa di riconciliazione, ed è tempo l'intelligenza dell'essere umano che sia abbastanza maturo da viverla in maniera migliore. E quindi per capire questo è importante capire che cosa vuol dire in questo caso la parola diavolo, che vuol dire disunire. Allora, noi siamo forse uniti, pensiamo di esserlo, o siamo disuniti, vediamo.